ginestre, fichi, facciate di case, aperte o chiuse, muri scrostati o ritinteggiati, che se la vedono con bougainville viola. È una storia corale, scivola via leggera come le ore scandite dall'ombra, dal campanile, dalle abitudini di chi transita su quella piazza, nei vicoli, fra lingue mescolate, calabro afghano, curdo, riacese, etiope, serbo, palestinese e tanti pomodori messi a seccare al sole, melanzane, olive, finocchio selvatico. C'è sempre, in questi paesi meridionali, una tenda bianca, ricamata, che separa i rumori che provengono da fuori. Pomeriggio afoso. Ci sono sempre fichi d'India, lungo strade tortuose, che salgono dal mare fino alla parte alta del paese. Ci sono piante grasse e terra bruciata, come in tutto il Mediterraneo. È insolita, invece, la storia costruita a Riace, paese medievale, le case collegate da un labirinto di vicoli. Raccontano. Il paese un tempo non era così. Non si parla di tanti anni fa, quando la società contadina reggeva bene e l'economia, pur fatta di povere cose, rendeva viva la comunità. Si parla degli anni 90. Desolazione. Si indica, là dove adesso c'è il bar di Alessio, sedie, ombrelloni, vasi di fiori, arredi urbani, non c'era nulla. Là dove adesso c'è una bella piazza, non c'era niente. Là dove adesso ci sono botteghe, altri bar, niente, non c'era niente. Un paese fantasma, voglia di scappare. Ad un certo punto, fine anni 90, una inversione di tendenza. Un gruppo di ragazzi fonda un'associazione, si chiamerà Città Futura, non a caso dedicata a Don Giuseppe Pugliesi, il prete ucciso dalla mafia. Vengono riaperte case spite da anni, case di chi è emigrato, molti a Santena, in provincia di Torino. Una parte di case verranno destinate ad un turismo solidale, altre case saranno riservate per i progetti di accoglienza con gli immigrati. E il paese rinasce. Un problema trasformato in possibilità di sviluppo e integrazione. Riace. Rinasce anche l'economia. Più in là c'è la Grecia. Domenico Lucano, sindaco, è seduto per terra sulla sabbia di fronte al mare. Un luogo di millenaria civiltà. Questo mare praticamente è stato un'autostrada fra la Grecia e le colonie mediterranee, un incontro di culture. Negli ultimi tempi il mare è diventato un luogo di morte, di sbarchi, di cadaveri che vengono rigettati. Siamo proprio di fronte ad un luogo che la comunità riacese riconosce come la scogliera dei santi Cosimo e Damiano, anche loro migranti, anche loro venivano dall'Oriente e sbarcarono proprio qui facendone un luogo sacro. Per una strana coincidenza o per un destino indecifrabile, dopo 2500 anni, i bronzi di Riace riemergono. Adesso, maggio, è un paese tutto giallo, fiorito. Si fa fatica a mettere insieme il contrasto del mare con quello delle colline. Si fa fatica soprattutto a mettere insieme il contrasto fra quella zona, la Locride, una delle più inquinate d'Italia per violenza dell''ndrangheta, con un piccolo borgo che è stato capace di dare un indirizzo a tutta la regione sull'accoglienza, la solidarietà, diventando perfino spunto per una proposta di legge regionale. Quel triangolo di terra sta diventando sempre più un simbolo di resistenza e riscatto contro quell'altra faccia della medaglia che presenta boss arrestati in paesi a pochi chilometri di distanza. Siamo nella Locride. A pochi chilometri c'è, da Riace, c'è San Luca, il paese da dove sono partiti per la strage di Duisburg. I morti ammazzati per mafia vengono ricordati durante le giornate dei colori della memoria. Murales, fatti da un gruppo di ragazzi di Torino, Carignano, Carmagnola, dell'Arci e altri di Cosenza, di Napoli, gli artisti, i writer che hanno fatto rivivere nelle opere Rocco Gatto, Giuseppe Valarioti, Totò Speranza, Gianluca Congiusta, Franco Fortunio e naturalmente Peppino Impastato, con un murales che risulta essere il biglietto del paese. Luglio 2009, arriva la notizia. Il regista da nome particolare, W, Wim Wenders, vuole girare un corto con un soggetto locale che racconta l'esperienza di accoglienza verso i rifugiati politici e richiedenti asilo, Badolato, Caulonia, Stignano e Riace. Metafora del villaggio globale. Non si può lasciare, ha dichiarato il regista del Cielo sopra Berlino, che situazioni come le Odissee, vissute dai migranti e rifugiati,
siano confinate in un'ottica politica. Ed è bene che attraverso il cinema obblighiamo chi deve fare delle scelte ad averne a che fare. Da Trasite Favorite, Grandi storie di piccoli paesi, Riace e gli altri, di Chiara Sasso e Giovanni Maiolo.